Se è vero che l'acqua è stata, è e sarà per sempre la linfa vitale della nostra specie, allora potremmo dire che una sorgente non è in grado di generare soltanto ruscelli e rigagnoli, ma anche intere comunità. Ed è bene sapere che risalendo un corso d'acqua fino alla fonte, raggiungendo quindi questi templi nascosti e dai più dimenticati, è possibile scoprire molto sul passato di un territorio e di quanto la vita fosse molto meno scontata quando non esistevano i rubinetti. Le opere mirate all'approvvigionamento dell'acqua nel nostro territorio sono state un tassello importante per l'evoluzione di queste valli e dei loro abitanti. A 407 metri sul livello del mare nel territorio comunale di Querovas, e più precisamente alla base del versante nord-est del Sasso delle Capre, che fa parte del massiccio del Grappa, sfocia la sorgente del Tegorzo, affluente destro del fiume Piave. La zona del bacino è caratterizzata dalla presenza di substrati calcarei o detritici. La sorgente è di origine carsica e l'acqua scaturisce ad una temperatura di circa 8 gradi da una frattura sulla roccia lunga circa 20 metri. Siamo alla sorgente Tegorzo, sorgente di importanza storica dagli anni 30. Attualmente la sorgente è utilizzata da Alto Trevigiano Servizi per fornire acqua nei comuni facenti parte appunto di Alto Trevigiano Servizi. In particolare da questa sorgente partono due linee principali: la rete storica, l'acquedotto storico Scheveningen, che attualmente serve alcuni comuni fino all'area del Montello, e mentre intorno agli anni 80 è stata fatta un'altra condotta chiamata Comunità Montana del Grappa, che fornisce acqua fino a tutta la zona pedemontana del Grappa, fino a Romano De Zelino, che è gestito da un altro ente acquedottistico. La portata è di circa 250 litri al secondo, divisi in circa 90 litri al secondo per l'acquedotto Scheveningen e 160 per la Comunità Montana del Grappa. Alto Trevigiano Servizi effettua innumerevoli analisi per monitorare la qualità dell'acqua della sorgente, e vengono fatte complessivamente più di 1600 analisi l'anno in tutta la rete gestita da Alto Trevigiano Servizi, comprese fonti principali, quindi sorgenti e pozzi, serbatoi e rete di distribuzione. L'area dove è situata la sorgente Tegorzo è un'area di interesse ambientale molto elevato, è all'interno della rete della Natura 2000 ed è un sito SIC e ZPS, quindi estremamente tutelato. L'acqua che sgorga dalla sorgente è pura e appunto è attestata pura fin dagli anni 30 e anche adesso è potabile fin dalla sorgente. Noi effettuiamo un semplice trattamento di disinfezione solamente per garantire la potabilità fino all'ultima utenza a cui viene erogata quest'acqua, che è distante fino a 25-25 km dalla sorgente.